Grazie Presidente. A nome del Movimento 5 Stelle volevo spiegare le ragioni del nostro voto e vorrei anche in quest'Aula, che appunto rappresenta il popolo italiano e permette di parlare al popolo italiano, raccontare quel che avverrà, molto probabilmente nelle prossime ore. Il Movimento 5 Stelle, ogni qualvolta è arrivata una richiesta di dimissioni di un parlamentare, ha sempre votato a favore. Questo perché riteniamo che un parlamentare che prende la decisione appunto di dimettersi, evidentemente non ha più voglia di sostenere le proprie idee o comunque rappresentare il popolo italiano, per cui è giusto che vada a casa, e la legge evidentemente prevede il fatto che entri qualcuno al posto, appunto in questo caso del deputato Calabrò. È opportuno però in quest'Aula raccontare chi molto probabilmente, poi gli consigliamo vivamente di non farlo, potrebbe entrare al suo posto. Potrebbe entrare al posto appunto del deputato Calabrò un ex politico ancora che si chiama La Boccetta, forse voi lo conoscete bene, che era nella passata legislatura membro appunto del Partito del Popolo delle Libertà, se non sbaglio. E durante la passata legislatura la magistratura tentò di sequestrare il computer di un tal Corallo, qualcuno sempre del centrodestra lo conosce, Corallo è uno dei boss delle slot machine attualmente sotto inchiesta per quel che concerne tra l'altro un'indagine molto pesante riguardante riciclaggio, denaro sporco, finanziamento illecito, connessioni con il sistema delle banche che forse avrebbe finanziato questo imperatore delle slot machine, molto legato tra l'altro a un altro esponente famoso del centrodestra che poi si è giocato la sua carriera politica per via di tanti errori, che appunto Gianfranco Fini, ex presidente della Camera, stava lì prima della presidente Boldrini, anche lui tra l'altro in questo momento sotto indagine appunto per riciclaggio, se non sbaglio, sempre riguardante il processo appunto su Corallo, questo boss delle slot machine. Il ex deputato La Boccetta, che potrebbe entrare al posto appunto del deputato Calabrò, entrerebbe dopo essere entrato qualche settimana fa a Regina Coeli, cioè cambierebbe il proprio luogo, insomma magari si troverebbe anche in compagnia qui di qualche collega, e passerebbe da Regina Coeli appunto al Parlamento della Repubblica Italiana. Questa è la verità. Questo momento è stato scarcerato forse perché sta testimoniando, è diventato una sorta di collaboratore di giustizia appunto riguardo al processo Corallo, che coinvolge anche Gianfranco Fini. È bene soltanto che i cittadini sappiano quel che sono diventate le istituzioni. Oggi, al posto di votare provvedimenti utili per la cittadinanza, si votano le dimissioni di un deputato che evidentemente non ha più voglia di fare il deputato, e molto probabilmente ne entrerà un altro appunto che è uscito da Regina Coeli e farà qualche centinaio di metri da Regina Coeli e entrerà nella Camera dei Deputati. Si chiama La Boccetta, fu lui a dire, per evitare il sequestro del computer di Corallo, quel computer è mio, quindi io sono un parlamentare della Repubblica, non mi può essere sequestrato. Le sapete tutte queste cose, non so perché non le abbiate dette voi, ma evidentemente anche a questo ci pensa il Movimento 5 Stelle. Per noi è una vergogna appunto che le istituzioni siano diventate quel che sono diventate. Consigliamo, per quel che possiamo fare, al signor La Boccetta appunto non di restare a Regina Coeli, ma comunque di fare altro, di non entrare in questo Parlamento già evidentemente svilito da tanti personaggi. Il Movimento 5 Stelle però vota qui non sulla Boccetta ma su Calabrò, per cui voteremo a favore delle dimissioni del deputato Calabrò, dichiarando al popolo italiano che ci sentiamo indignati della presenza di certi soggetti passati o futuri all'interno della Camera dei Deputati. Grazie. Onorevole.